Supponiamo di avere tre filmati di lunghezze differenti all'interno della nostra sessione. Questi filmati, messi di seguito uno all'altro, eccederebbero il tempo della nostra composizione. Come possiamo fare per farceli stare tutti, considerato che il tempo che abbiamo a disposizione è quello della sequenza, ovvero di circa 34 secondi? Beh, una cosa che possiamo fare è cliccare col tasto destro e attivare la modifica tempo. In questo modo vediamo che la nostra traccia è ora estesa oltre quello che sarebbe il suo limite naturale e abbiamo dei keyframe che si sono posizionati in automatico all'inizio e alla fine. Ora, nel momento in cui io decidessi di portare questa sessione, per esempio, a 12 secondi, vediamo che in questo momento il mio videoclip è stato compresso e quindi dura di meno e i frame si susseguono più rapidamente. Questo procedimento applicato a tutte e tre le clip mi consente quindi di farle stare tutte e tre nello spazio che desidero, perché io posso prendere la seconda clip, posizionarla di seguito e posso andare a mettermi circa 24 secondi e così di nuovo. La clip si muoverà più rapidamente perché ho compresso i frame che prima erano distribuiti su tot secondi, li ho distribuiti su un tempo minore. Però questo mi consente di far stare tutte e tre le clip nel tempo che ho a disposizione. Di nuovo attivo la modifica tempo, mi posiziono alla fine, questa volta prendo l'inizio del video e lo metto a misura. E in questo modo ho fatto stare le tre clip esattamente nel tempo che avevo a disposizione. Ovviamente queste clip si muoveranno più rapidamente, ovvero le immagini saranno in fast forward, saranno velocizzate. Però questo è un modo molto pratico e molto rapido per far stare delle clip in un tempo dato. È anche possibile espandere le clip. Velocizzarle è molto più semplice perché non devo nemmeno preoccuparmi dei frame al secondo e di creare uno slow motion fluido. Nel caso avessi avuto dei video girati con un frame rate molto alto, avrei potuto anche rallentarli.